Senti, Michele, adesso qui con Macron è cambiato tutto, siamo tutti a posto, la grande speranza. No, no, così è tutto a posto, ma Macron. Diciamo che questo qua è stato bravo. Probabilmente la mia opinione è che probabilmente c'era una domanda e lui ha offerto il prodotto. Fillon si era suicidato e lui è uscito, no? Non seguo con grande attenzione le inchieste, ma se ho capito bene, l'inizio dell'ascesa di Macron coincide con la calata di Fillon, o no? Sì, più o meno sì. Quando esce da. Ah, è uno bravo, sveglio, mi pare dire, per carità, io direi delle cose anche leggermente diverse, ma alcune cose vere sulla Spagna sulla Francia le dice, e poi dai, cioè, alla fine un pezzo di classe media, di gente giovane, gente, anche lì hai visto il voto, no? Il voto in Francia sembra riprodurre il voto americano, no? Non so se hai guardato la distribuzione geografica. Non è così estremo, ma dove Le Pen fa forte e dove non c'è molta crescita economica, dove c'è molto sussidio, paradossalmente dove si viene molto la comunità europea, campagne, posti industriali, eccetera, eccetera, e dove Macron va più forte è laddove ci sono le città, la crescita, la gente più educata, più dinamica, non mi sbaglio. Sì, non ci ho fatto caso. Io mi domando solo se Macron sia l'ultimo, cioè a me non sembra che la natura della Francia sia tutto sommato così diversa da quella dell'Italia. Cioè, sono molto contrari alle riforme del lavoro, sono molto contrari, cioè sono molto simili ai francesi, a volte anche più estremi di quanto siamo noi. Quindi io non so quanto Macron potrà fare in pratica, al di là del fatto di essere giovane, brillante, piacevole. Sicuramente gente esce da un no, non esce, non è figlio di un partito. Io non so se Macron poi alla prova dei fatti riuscirà a fare quelle cose che serve fare. Poi ovviamente la domanda che mi faccio è: Macron è l'inizio di un'era o la fine di un'era? Cioè, lui è banchiere della Rothschild, è sicuramente figlio dell'establishment. Ma Ma lui, riuscirà. guarda, lui per esempio, questo sono stato a guardare chi era, cioè lui è figlio, poi dicono che non conta, conta di un sistema scolastico, educativo, meritocratico che funziona bene. Lui è figlio di media borghesia di provincia, sì, non è, ma nemmeno, cioè, sì, era più benestante di me, ma cioè, è figlio di media borghesia di provincia, cioè non appartiene all'elite che fa bene a scuola, è sveglio, ambizioso. Evidentemente il ragazzo, c'è cioè la storia, appunto, si è innamorato della professoressa, doveva essere uno molto più maturo degli altri, a 16 anni evidentemente funzionava da adulto, lui decide di andare a Parigi a fare il liceo perché è bravo e ci va per via competitiva, perché in Francia te lo fanno, e da lì a botte di competizione di meriti arriva a fare ENA, eccetera. Cioè, poi ha fatto in questo breve periodo di investment banker, il grosso in realtà, come molti degli ENAisti francesi, ha lavorato nello Stato, nell'amministrazione pubblica, cioè uno che fa quelle cose lì. C'è una grande differenza, tu dici sì, la Francia, sono d'accordo con te, io non la conosco bene, conosco molto meglio la Spagna che la Francia. Quello che conosco sembra dai giornali molto simile a noi, però quando vai lì non è mica vero, eh? Non è mica vero del tutto. No, Nell'università francese c'è ancora un livello di serietà e di dignità, se vuoi un po' pomposa, arrogante, però c'è. L'amministrazione pubblica francese non è quella cosa. Le imprese di Stato stesse, no? Cioè, guarda la differenza tra il sistema dei treni francesi e il nostro. sono d'accordo, sono a livello superiore, si vede anche. Cioè, quelle piccole cose lì le tengono in piedi, non sono ovviamente il paese più dinamico del mondo, sono d'accordo. Però non hanno l'acqua alla gola come abbiamo noi, no? Cioè, c'è un No, pezzo di sistema che funziona ancora. però quello che dico è, sono positivo su Macron, sono felice che sarei felice se la Le Pen perdesse anche con un buon margine, sono sempre un po' cinico rispetto a quanto potrà veramente fare, rispetto a quello che serve fare,
all'aumento della produttività, allo snellimento sono d'accordo con te, alla flessibilità del lavoro, capito? Ho paura che si hanno un paese in quattro pezzi, no? Cioè, perché se togli le cianfrusaglie, in quattro hanno beccato due un pochino più del 20% e due un pelino sotto. Sì. E poi sono le cianfrusaglie. Sì. Quindi praticamente hanno un paese diviso in quattro, due sono nazionalisti protestatari, cioè una è bandiera rossa, l'altra è bandiera nera, ma sono veramente queste cose estremamente simili, no? La Le Pen e Mélenchon. E io in termini di domanda, il rischio vero è che la gente dica: va bene, la Francia con Macron è a posto, adesso che è passata la grande paura della Francia, che cazzo facciamo con l'Italia? E quando, siccome la Francia assorbe il 95% dell'attenzione dei tedeschi e di tutti gli altri, quando la Francia è in sicurezza, non è che noi siamo in sicurezza, no, noi siamo, capito, siamo spot on. Ah, noi siamo il problema of the day. Certo, expendable, perché se la Francia rimane carreggiata, ma infatti guarda, che rimane carreggiata, hai notato cosa è successo negli ultimi due giorni? No. Che la Le Pen non dice più che bisogna uscire dall'euro. Ah, sì. Non ho ancora letto le notizie stamattina, perché avevo da fare prima di sentire te, ma da quello che ho capito, anzi, deve aver cominciato a dire che sì, adesso vabbè, vediamo, adesso, sì. Insomma, bisognerebbe, però non è mica detto che si può fare, cioè sì. Bisognerebbe essere giovani e belli, però si fa il possibile, però non è che si diventa automaticamente giovani e belli. Che lui abbia detto se ne sia uscito, non ho fatto tempo a leggere gli articoli decentemente, delle battute che ho visto su Twitter, è così. Quindi c'è quella parte lì, ma sai, anche lì, no? Cioè, però, no, torniamo, non parliamo dell'Italia, rimaniamo sulla Francia. Quindi, questo secondo me è un segno di debolezza suo di lei, evidentemente. Ha capito che la maggioranza di quelli che hanno intenzione di votare su quella cosa la penalizza, ma vediamo se questo le dà un rilancio. Questa qua, quell'intero movimento è organicamente fascista, no? Cioè è organicamente proprio Vichy, è la Francia di Vichy che non è mai morta, si è organizzata lentamente dal padre a lei questi 20 anni, è uscita alla superficie. Io la vedo così, quindi va bene che perda, speriamo perda, adesso meglio non fare previsioni. Siamo abituati male. Il fatto vero è che comunque, se poi il Parlamento rappresenterà in una maniera più o meno fedele, no, il voto delle primarie, cioè delle primarie, cioè del primo round, è un paese diviso in quattro partiti di orientamento diverso, uno comunistoide, populista, guevarista, l'altro fascistoide, populista, di destra, è un centro che dice la cosa strana è che sia Fillon che Macron dicono cose molto più di snellire lo Stato, molto più free market di quanto dica qualsiasi italiano che abbia sentito, non so poi cosa faranno, ma no, beh, Renzi rottamatore della prima sembrava che avrebbe spaccato i monti, poi adesso è diventato peggio di prima. Parlava per farsi vedere, però sì, allora sembrava che avrebbe spaccato Mario, sta partendo una roba. La chiamata. Scusa. No, io la mia preoccupazione è che dicano: vabbè, adesso la Francia è in sicurezza, si crea una. Rassicura i tedeschi, si crea un forte blocco mitteleuropeo e adesso. Ma ci sta, però. In mettere mani all'Italia, ma non è la salvezza dell'Italia, capito? Io sono contento. Lo so. Ma sai, a questo punto, Alberto, la situazione è chiara. Certo, in Tedeschia va a Merkel, non fa differenza. C'è un blocco sociale grande che raccoglie 2/3, o anche più di 2/3, 3/4 della popolazione tedesca, che al di là dei dettagli sulle politiche sociali, su questo, è d'accordo su un modello di paese, è d'accordo di provare ad andare avanti, le riforme le hanno fatte ormai, sono passati 15 anni quasi, sono contenti del risultato, si vede, sono contenti, cioè, insomma, gli va, cazzo, cioè, il paese va e voglio continuare ad andare avanti, hanno capito cos'è la costruzione del meccanismo europeo e provano a farlo, poi ognuno di loro ha le sue varianti, i dibattiti li fanno seriamente, non alla Zingales, e va. E a me sembra che quello che sta uscendo è che in Francia è vero lo stesso, in Olanda è uscito davvero lo stesso, c'è poco di Europa
c'è un blocco di Europa al nord delle Alpi dove le società civili e quelle politiche sono riuscite a mettersi d'accordo al 70-80% su un progetto, con delle differenze, litigheranno, ma c'è questa cosa. A me sembra che sia vero anche in Spagna, dove Podemos... Sono d'accordo con te, d'accordo con te. Un consenso sociale e politico... Paese serio, paese serio. Pur nelle cose, cioè tra PSOE e PPE si scanna dalla mattina alla sera, a mente mercati del lavoro diversi, a mente tante robe diverse, però su quelle robe di fondo ci siamo... noi, a causa della solita storia, rimarremo al paro. Può darsi che questo possa avere degli effetti, cioè che questi decidano di fare delle step ulteriori di integrazione, secondo me ce n'è bisogno, dicendo agli italiani, guardate, se volete, boh, se non ve la sentite, ciao ragazzi, cioè fate gli ungheresi. A cagare, capito? Tu pensa come ci possono guardare loro, capito? Cioè, io quello che non sopporto è, capisco essere felici, dobbiamo essere felici per la Francia e dobbiamo essere felici probabilmente per l'Europa, ma per noi ragazzi, perché sia una cosa positiva per noi, dobbiamo metterci al passo, capito? Dovrebbe essere uno stimolo per metterci al passo. Non sono loro che ci salvano, Non sono loro che ci salvano. No, ma chi è che va a dire? Cioè, vanno in giro a dire questa roba qua? No. Ma adesso l'idea dell'Europa unita, poi scatta subito il meccanismo della solidarietà, e che poi scatta subito il meccanismo della Banca Europea, e poi dopo la monetizzazione, il cazzo e il mazzo, capito? Cioè l'idea tua è che questi qua dicono adesso che i francesi si sono salvati da soli. Adesso salvano anche noi, sì, certo. Soprattutto a noi, sì. I fratelli stupidi. Sì, beh, lo stellone italiano, dai. Stellone italiano. Io mi auguro che davvero nessuno si invece... Tu pensi di sì, c'è gente convinta che il beneficio che l'Italia trarrà da un'eventuale vittoria di Macron, insomma... tranquillizzazione, mettiamo così, no, del rischio Le Pen in Francia, sia che poi fanno cosa, ci lasciano fare il deficit 4%. No, invece si abbasserà le spread in Francia e aumenterà l'Italia, capito? Beh, è probabile, cioè, sì, l'effetto sull'euro è stato parziale, un pochino di roba, ma insomma, tanto non ho capito bene perché ci sia stato, perché non credo aumenti la probabilità di un aumento dei tassi da parte della BCE recentemente, semplicemente c'è una componente di crediti e entusiasmo. No, sai cos'è? Che la maggior parte dei capitali sono anglosassoni, cioè al mondo l'80%. No, il problema è che la gran parte dei capitali, Michele, sono i fondi pensione, e i fondi pensione sono nei paesi anglosassoni, capito? Quindi l'opinione anglosassone forma in gran parte l'andamento dei tassi. Quindi c'era una preoccupazione enorme anche qui in America sul fatto che l'Europa sarebbe disgregata. Quante volte te lo chiedono tutti i giorni? Quante volte te lo chiedono l'Europa, l'euro, che fine fa e compagnia? Questa cosa di Macron ha tranquillizzato la maggior parte dei soldi, capito? Ma li ha tranquillizzati sul fatto che l'Europa... che pensi che poi l'Europa, che poi l'Italia vada giù per le scale di cantina è un altro problema. Anzi, adesso si focalizzeranno sull'Italia, perché prima non avevano il tempo. E capiranno il marasma in cui siamo messi, capito? Senza una maggioranza, con partiti che fanno a gara con l'essere uno più populista dell'altro, capito? Dove si ripassa, sarà solo l'idea che si rimette all'Italia. Cioè, l'Italia è un bello non solo degli italiani, ma di tutti. Cioè, io sono tirato, è una vita che mi tiro per il culo per l'Italia, capito? Cioè, voglio dire, ma per carità, no, barzellette sull'Italia non finisco più. Una volta c'erano quelle sulla Fiat, poi dopo la Fiat si ritirò negli Stati Uniti, ma sull'Italia si tirò per il culo. Io penso che comincia un brutto periodo, non un bel periodo. No, bel periodo ormai, sei in quel paese, io anche siccome poi io mi baso sui dati, il brutto periodo dura secondo me dalla seconda metà degli anni 90, sono 20 anni che sono in un brutto periodo, poi loro se ne accorgono a seconda di quello che gli racconta il telegiornale o di quello che gli racconta il cretino della sera ai talk show, ma il brutto periodo dura. Sì, un riaggiustamento francese
chiuso poi a settembre, cos'è settembre-ottobre, con le elezioni tedesche, non farà nessuna differenza, metteranno l'Italia di nuovo on the spot, come si dice, di nuovo ci sarà il resto dei grandi paesi, guarderanno e dice, ragazzi, vi volete decidere? È possibile che io, cioè, la gente dirà, è possibile che... E noi crediamo, diciamo, la situazione, si cerca di fare qualcosa, non è che saranno miracoli, voi no, cioè no, voi col vostro politico più responsabile a dire che è tutta colpa dell'Europa e che lui quando va al Consiglio d'Europa sa no. Mette rotti coglioni. Divertiva a giocare al flipper a Rignano, ovviamente, a raccontare balle, era più divertente. Era un caffone. C'è uno che fa politica raccontando le barzellette da bar, ho capito, in Italia si vince così. Quindi non so, però comunque per me quella di Francesi l'ha detto tutta, mi sembra una buona notizia, nel senso di prova di nuovo che un pezzo di Europa è maturata civilmente, capito? Cioè. In realtà prova che quella di Brexit è stata, non è vero, cioè proprio è stata, neanche gli inglesi sono così, cioè è stato un blip, mi viene solo la parola in inglese, è stata un'eccezione, un caso, una scommessa sbagliata che ha interagito con un antica senso di pride britannica e ha prodotto questo strano risultato che secondo me questi qua non volevano succedesse. No. Invece noi no, noi continuiamo a rimanere cazzo fuori da quel processo di evoluzione europea. Quello è il vero problema, è proprio una mancanza sociale, culturale della gente. Punto. Quindi ti... Va bene.